Famiglia. Riprendiamo questo ciclo di trasmissioni dedicate alla famiglia in prossimità di una data particolarmente significativa. Il 19 marzo 2021 la Chiesa celebra i cinque anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica a Moris Letizia sulla bellezza e la gioia dell'amore familiare. In questo stesso giorno eh, Papa Francesco inaugura l'anno eh, della famiglia Moris Letizia, che si concluderà il 26 giugno. 2022 in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie a Roma con il Santo Padre. In questo tempo di preparazione sono stati allestiti anche dei, ehm, delle possibilità informatiche per avere modo di seguire il percorso di avvicinamento a questa data simbolica, come possiamo vedere attraverso il sito Amoris Letizia dove vengono ripresi anche gli interventi del Santo Padre legati alla famiglia. Il documento Amoris Letizia firmato da Papa Francesco al termine di due sinodi, il sinodo straordinario e il sinodo ordinario del Vescovi sulla famiglia, era stato oggetto di un approfondimento che Telepace aveva dedicato già nel 2016 con un ciclo di trasmissioni proprio per approfondire ogni singolo aspetto di questo documento articolato. Si parla di nove capitoli e più di 300 punti di riflessione. Andiamo a riprendere quindi questi approfondimenti a partire proprio dalla presentazione dell'esortazione apostolica avvenuta poche settimane dopo la conclusione del lavoro sinodale. Misericordia e integrazione. Amoris Letizia ruota intorno a questi due assi che ne rappresentano l'architrave. Il Papa ricorda che l'unità di dottrina e di prassi è ferma e necessaria alla Chiesa, ma sottolinea anche che in base alle culture, alle tradizioni, alle sfide dei singoli paesi, alcuni aspetti della dottrina possono essere interpretati in diversi modi. Il primo capitolo del documento, dedicato alla parola di Dio, ribadisce la bellezza della coppia formata da uomo e donna. Poi lo sguardo del Papa si allarga sulla realtà. Odierna e insieme al sinodo, tenendo i piedi per terra, ricorda le tante sfide delle famiglie oggi. Davanti a tutto questo, però, i cristiani non possono rinunciare a proporre il matrimonio per essere alla moda o per un complesso di inferiorità, essi devono prospettare il sacramento matrimoniale secondo una pastorale positiva, accogliente. Ma qual è allora l'amore che si vive nel matrimonio? Francesco lo definisce amore di amicizia, ovvero quello che unisce l'esclusività indissolubile del sacramento, alla ricerca del bene dell'altro, alla reciprocità. In questo senso l'amore di amicizia si chiama carità. A metà della Moris Letizia il Papa riprende in modo sostanziale i temi sinodali. Ad esempio richiama la necessità di una formazione più adeguata per i presbiteri e gli operatori della pastorale familiare, il bisogno di guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio, la necessità di una pastorale familiare missionaria che segua le coppie da vicino. Riguardo alle famiglie con persone di tendenza omosessuale si ribadisce la necessità di rispettare la loro dignità, al contempo si sottolinea che non esista alcun per assimilare o stabilire analogie neppure remote tra le unioni omosessuali e il matrimonio secondo il disegno di Dio, ampio poi il capitolo dedicato all'educazione dei figli: educazione non come controllo ma come promozione di libertà responsabile, educazione come insegnamento alla capacità di attendere. Il Papa dice poi sì all'educazione sessuale, da intendere come educazione all'amore. Infine la trasmissione della fede, perché la famiglia deve continuare ad essere il luogo in cui si insegna a coglierne le ragioni e la bellezza. Il Papa si sofferma sulle famiglie che vivono situazioni di fragilità ed afferma in primo luogo che non si deve aspettare dall'esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. Pertanto i pastori dovranno promuovere il matrimonio cristiano sacramentale ma dovranno anche accogliere, accompagnare ed integrare con misericordia le fragilità di molti fedeli e riflettere poi su quali delle attuali esclusioni liturgiche e pastorali possono essere superate con un adeguato discernimento. Nell'ultimo capitolo Amoris Morris Letizia invita a vivere la preghiera in famiglia. Per questo il Papa esorta a non considerare la famiglia come una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, bensì come uno sviluppo graduale della capacità di amare di ciascuno. Tanti gli spunti, Don Paolo, che arrivano da questo documento, anche nella sintesi abbiamo visto come eh, si è articolato, suddiviso per capitoli, eh, cercando di toccare tutti gli aspetti. Possiamo dare intanto una visione così, diciamo, di sintesi introduttiva a questo documento? <coughs> Ma io credo che eh, una parola valga la pena spenderla proprio su come inizia l'esortazione apostolica, perché queste due parole, evidentemente come tradizione nella Chiesa, il nome delle esortazioni, il nome di tutti i documenti pontifici, eh, viene preso dalle prime parole che eh, sono. <coughs> con le quali inizia questo documento e le prime parole evidentemente i documenti della chiesa sono in latino e in questo caso sono amoris letizie la gioia dell'amore inizia proprio così dice, il papa dice la gioia dell'amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della chiesa io credo che già in questa frase iniziale c'è tutto quello che poi svilupperà eh, questa quest esortazione apostolica post-inodale. Ed è bellissima questa affermazione perché è come se il Papa ricordasse a ognuno di noi: lo ricorda ai vescovi, lo ricorda ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate, agli sposi, ai fedeli laici. Dice proprio così: inizia così no, l'esortazione, la manda a queste, a queste persone perché possiamo riscoprire che la gioia dell'amore vive nelle famiglie e spesso noi potremmo pensare ma in, in realtà non, non, nella mia famiglia c'è è come se il papa ci invitasse a guardare più profondamente di ciò che è l'apparenza e, e, e quindi è un qualcosa di formidabile è, è qualcosa di bellissimo in realtà cioè guarda che cosa c'è al cuore poi lo svilupperà nei capitoli centrali sì, ce sì. lo dicevano prima le, 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 nella sintesi della della televisione vaticana no? eh, però già all'inizio c'è questo sguardo positivo eh, noi abbiamo visto quello che è stato in questi due anni spesso si sottolineava tutto ciò che non va quindi uno sguardo negativo mentre invece questo sinodo questi sinodi hanno e, e quindi questa esortazione hanno voluto ricordare alla chiesa il papa vuole ricordare alla chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà ciò che di positivo c'è ma la cosa ancora più enorme è che è anche il giubilo della Chiesa. Cioè il cuore gioioso della Chiesa è l'amore. È l'amore e qui è bello che il Papa eh, definisca gioia dell'amore. In latino è letizia eh, beh, è un Papa Francescano in tutti i sensi, perché la Letizia è, stata, è uno dei tratti fondamentali della figura di Francesco, dove la parola Letizia non significa che va tutto bene, l'esatto no. contrario, significa che in tutte le situazioni, persino quelle che apparentemente sembrano o sono contrarie, il mio cuore resta nella pace. E questa gioia, pace e gioia. Il Papa definisce anche proprio il tipo di amore da vivere nel matrimonio, sentivamo un riferimento anche nel servizio di Radio Vaticana, eh, introducendo anche l'amicizia no? e comunque sempre e prioritariamente la ricerca del bene dell'altro. Questo è un po' il tratto che dà al. Dopo aver parlato della parola di Dio, poi si addentra proprio nel, certo. in quello che è. Il... E anche questo è una. Eh, non c'è niente di nuovo potremmo dire, ma lui stesso lo dice, insomma, eh, nella presentazione di questo documento: è stato detto, ma che cosa è nuovo? È nuovo? È sempre così. Il Vangelo ha 2000 anni, eppure è sempre nuovo perché è per me, per te, qui oggi, in questo è nuovo, no? Ma. Che cosa ribadisce? Quello che per noi oggi è più difficile, però in realtà è il cuore, e cioè amare vuol dire prendersi cura dell'altro. Cioè amare è uscire da me, anche in questo è un tratto caratteristico, no? Eh, di questo modo che ha il Papa Francesco di orientarci verso il Vangelo. E di sottolineare alcune espressioni del Vangelo, alcuni modi per vivere il Vangelo. E uno di quelli fondamentali è quello di uscire, anche in questa esortazione in realtà c'è questa uscita, no? Il cuore dell'amore è uscire da me per andare incontro a un altro, guardare al bene di un altro e lì scopro che c'è il bene per la mia vita. Poi eh, in questa diciamo così, suddivisione analitica che stiamo facendo, poi avremo modo di approfondire anche perché è molto intensa e molto densa anche di spunti l'esortazione del Papa, il Papa entra proprio nel merito dei temi sinodali. Il primo punto, forse quello più importante riguarda la formazione, una formazione che non tocca soltanto i fidanzati ma anche i sacerdoti, gli educatori, insomma c'è un cammino comune di formazione che bisogna fare tutti per eh, sostenere il matrimonio e la... La vita familiare, sì, eh, è bello perché eh, leggendo poi i nostri amici che sono a casa, noi ora è evidente che non entriamo, semplicemente lasciamo lì alcune cose anche per creare un certo interesse, diciamo. Ma eh, è bello che eh, non è un cammino che si, si, si vede benissimo che il Papa, non sta parlando di un cammino da iniziare. Ma è evidente che è un cammino che è già iniziato ed è ne porta eh, questa esortazione, ne porta i segni, ne porta anche i frutti. Eh, questo che tu sottolineavi in realtà lo ha sottolineato tantissimo Giovanni Paolo II. Non possiamo dimenticarci, peraltro citato tante volte, non possiamo dimenticarci che è stato proprio lui a sottolineare così fortemente eh, la, questa visione così centrale della famiglia nella Chiesa, ha voluto addirittura che ci fosse eh, un, un, un luogo su cui riflettere dentro la curia, eh, ha voluto che ci fosse un ufficio di curia destinato alla pastorale della famiglia. Quindi, non stiamo parlando di qualcosa che è iniziata adesso, stiamo parlando certo. di tutto un cammino molto lungo che c'è nella Chiesa. Papa Francesco, peraltro, cita sia Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, padri della Chiesa, quindi eh, tiene in considerazione tutto questo cammino. Forse adesso è arrivato il momento però di darne un'attuazione, un'impronta decisa ecco, nella sua attuazione. Credo che oggi, più di ieri, ci rendiamo conto di quanto eh, bisogno abbiamo di famiglia. Forse ieri era meno evidente perché la vivevamo ordinariamente. Oggi ci, ci, siamo, ci stiamo resi conto, ci rendiamo sempre più conto di come ciò che è stato detto era qualcosa di profetico e di come eh, questo ribadire, bello quello che <coughs> scusate, diceva, diceva, dice no? anche l'esortazione che non, eh, è un ribadire anche in un certo modo quello che è la fede, quello che è il patrimonio della Chiesa su questo eh, tema, ma eh, metterlo davanti a noi perché possa brillare di luce nuova, possa brillare nel senso che possiamo vederne la bellezza e quindi desiderarlo desiderare di viverlo eh? Papa parla proprio di pastorale missionaria certo. ecco, in che senso missionaria? Eh, la pastorale missionaria mi pare di capire eh? <ride> che la pastorale missionaria è proprio nella logica dell'uscire da sé no? del cercare il bene dell'altro e quindi la pastorale missionaria è quella di farsi prossimo del farsi Fratello di strada, del farsi discepoli eh, di Emmaus, che incontrano questo straniero e scoprono che non è straniero, ma che, come dice Agostino, è più intimo a me di me stesso. È stato colui che era dentro il loro cuore, si è fatto con loro viandante, eh, con loro si è fatto pellegrino e ha tirato fuori quello che loro avevano sepolto, quell'annuncio che lui aveva dato. Eh, e al quale loro non potevano credere. L'ultima parola era in realtà la morte, eh, non c'è niente da fare. E invece Gesù ha fatto proprio questo, ha tirato fuori. E poi ha fatto l'esperienza più di prossimità profonda, la più profonda. Eh, in un certo modo questa esortazione, in un certo modo eh, dice questa prossimità, che è l'Eucarestia. Perché che cos'è l'Eucarestia? Se non questo uscire da sé del Padre donandoci il figlio, è il figlio che si dona totalmente a noi in questa cosa. Il pane è una cosa addirittura si fa parte di noi, si fa carne della nostra carne. È un'uscita totale, possiamo certo. dire, e in questo diventa uno con noi. E noi uno con Lui. E, e applichiamo questo alla famiglia ed è formidabile. Il Papa poi prosegue, eh, prosegue toccando anche temi di attualità come quello dell'omosessualità, ecco un tema che viene affrontato con molta delicatezza nel segno sempre dell'accoglienza, che è poi un po' l'impronta del Magistero di Papa Francesco, no? questa impronta eh, alla misericordia e all'accoglienza. Certo, d'altra parte lui stesso aveva detto, mi permetto, posso leggere questa okay. cosa perché è, è, è molto bella che dice il Papa. Eh, lui dice proprio così: questa esortazione acquista un significato speciale nel contesto di questo anno giubilare della misericordia. Eh? Cioè, lo vuole sottolineare il Papa in realtà ha questa logica: possiamo dire che ha come questo filo conduttore. Eh, è lo Spirito Santo, che fa le cose bene, ha voluto che questa, che questa esortazione fosse proprio dentro un anno giubilare. Non era così in realtà. Due anni fa, quando c'è stato il primo sinodo, il Papa non aveva ancora pensato all'anno della misericordia, quindi a un anno giubilare. E quindi veramente vediamo come il Signore sta scrivendo, e viene citato anche il catechismo della Chiesa cattolica in riferimento a questo argomento che tu proponevi, che propone l'esortazione. Certo, ed è molto bello eh, quello che il Papa dice, perché è delicatissimo nei confronti delle persone, ma altrettanto delicato e fermo su quello che è il principio della Chiesa e questo secondo me molti degli amici che <ride> giornalisti facile, non facile, forse non lo capiranno che questa è delicatezza è delicatezza è, come dire, una delicatezza veramente paterna verso queste situazioni. Per noi la delicatezza, l'amore, la misericordia coincide con fai quello che vuoi, ma non c'è niente di peggio. Oh, va tutto bene, ma non è vero. Mentre invece l'amore, la delicatezza, la bontà, la misericordia è... Non solo io ti accolgo, ma ti ricordo: guarda che questa strada è quella che ti pacifica in realtà. Ed il Signore ti ama, il Signore ci ama e per questo possiamo, da fratelli, aiutarci per far strada insieme, per andare incontro a Lui. È bello che a un certo punto il Papa, eh, anche questa espressione è formidabile, adesso non so se la trovo, spero di sì, ma la dico a senso: a un certo punto lui dice proprio così. Noi nei capitoli ultimi di questa esortazione, ecco, il campo è aperto in realtà, no? Eh, perché la Chiesa cresce nella comprensione del mistero di Dio, viene illuminata dallo Spirito, ma noi quando è che finalmente vedremo tutto chiaro? Ecco, finalmente lo vedremo quando noi vedremo il volto pieno di Dio. E questo certo. è formidabile, perché anche questo è un atto di grande eh, delicatezza nel cogliere eh, tutti gli aspetti problematici che ci sono nel mondo di oggi e che non erano così presenti nel mondo di ieri. È evidente, la Chiesa parla certo. agli uomini di oggi. Il Papa insomma, richiama anche ad una unità della Chiesa anche laddove possano permanere delle idee differenti, dei modi, degli approcci differenti. Non certo. Tutte le, le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risorte con interventi del Magistero, una citazione appunto di, di una eh, frase che viene riprodotta anche in questa esortazione. E poi parla dell'educazione, beh chiaramente l'educazione ai figli, l'educazione anche eh, sessuale, la trasmissione della fede e soprattutto in conclusione la fragilità anche di tante famiglie che vivono momenti di difficoltà, anche in questo senso l'impronta di Papa Francesco è quella rivolta ad un sostegno, ad una vicinanza, ad una prossimità a tutti, perché tutti possano sentire l'amore di Dio. Sì. E questo è bellissimo perché anche questo è frutto di un lungo cammino in realtà. Oggi il Papa, eh, nel suo tw Twitter, si dice così, di form... eh? ha detto una cosa, me l'ha fatta notare un, un mio, mio parrocchiano, Ciao, cioè, ah, il Papa ha detto che i divorziati non sono scomunicati, finalmente. E io ho guardato questo mio carissimo parrocchiano e ho detto, ma guarda che è sempre stato così. Non sono mai stati scomunicati. Ma però forse adesso... <ride> è bello sentito. perché... E questo è il bello anche di questa esortazione. Eh, dire certe cose in modo nuovo. Ma nuovo vuol dire eh, che io e te possiamo capirle, che ci raggiungono. Ci certo. raggiungono perché toccano la nostra vita. no? Allora, usare anche espressioni che usa la gente. Perché questa espressione il Magistero non l'ha mai usata. Ma la gente la usa. Ah, io, io lo so... Me Parlare lo, lo stesso sentito. linguaggio delle... Precisamente, mi sono sentito dire tante volte, eh, ma io sono divorziata, quindi mi avete scomunicato. Io ho avuto molta difficoltà nello spiegare a queste persone che mi dicevano così: ma non è vero, ma non posso fare la comunione, è uguale essere scomunicati. Dico, ma è l'esatto contrario, ma non è vero. Ecco, e però noi a, a volte usiamo un linguaggio eh, che è il linguaggio della teologia, il linguaggio della fede. E il Papa invece ha questa. Capacità, forse non so perché è stato nel mondo dei poveri e, e di quindi comunicare, di precisamente usando le stesse parole delle persone. Certamente questo documento eh, sarà oggetto di approfondimento anche nella nostra trasmissione, ma sarà oggetto di eh, lavoro in diocesi. Su questo tema abbiamo realizzato un'intervista proprio con il nostro vescovo Monsignor Alberto eh, Tanasini riguardo anche alle modalità operative con le quali questo do documento verrà poi assimilato in diocesi si tradurrà poi in azioni fattive. Sentiamo un passaggio dell'intervista. Eccellenza, come accoglie la nostra diocesi l'esortazione apostolica sul tema della famiglia? sono convinto che raccolga con quella attenzione che è di tutti, di molti dopo i due sinodi il sinodo straordinario e il sinodo ordinario che ha affrontato il tema e l'esortazione epistolica diventa la sintesi o il frutto, meglio ancora, del lavoro fatto penso che ci sia il desiderio di Potere davvero raccogliere un frutto che sia fecondo anche per la nostra diocesi. Anche nella nostra diocesi c'è bisogno certamente di una pastorale familiare che si sviluppi secondo le necessità odierne. Il documento che è stato pubblicato non è un'enciclica, ma è una esortazione apostolica. Secondo la tradizione di tutti i documenti post-sinodali. Ha sottolineato fortemente essere un documento pastorale. Cosa vuol dire chiave pastorale? Intanto è importante raccogliere il titolo, Amoris Letizia, perché vuole parlare dunque della gioia dell'amore. L'amore è causa di gioia. Questo dovrebbe aiutare a non leggere l'enciclica né come un manuale, né come l'intervento che guarda soltanto alle difficoltà e alle problematiche, ma prima di tutto guarda al Vangelo dell'Amore dell e quindi i riferimenti ai documenti di Papa Giovanni Paolo II, ad esempio sulla teologia del corpo, Papa Benedetto su Deus Caritas VI, su, su tutto lo sviluppo del tema dell'EROS, eccetera, sono riferimenti importanti che il Papa eh, Francesco vuole portare a azione di, di vita della Chiesa. Con questa prospettiva gioiosa, il Vangelo, la buona notizia, la, la gioia dunque dell'amore. Questo è un primo aspetto, il secondo è il linguaggio, il linguaggio che vuole essere eh, diretto. È stato detto esplicitamente che in questa enciclica il Papa vuole come suo impegno parlare alla gente, farsi capire dalla gente e noi pastori dobbiamo essere capaci di aiutare a questo approccio, a questa comprensione. L'altro aspetto ancora è quello del, di, di, del dialogo, dialogico, con quel dialogo particolare che nasce dal discernimento. Noi sappiamo che il discernimento è una delle caratteristiche della spiritualità ignaziana, che è poi è diventata anche una pastorale ignaziana, e che il Papa ha fatto suo. Discernimento vuol dire sapere leggere le situazioni. Quindi, non soltanto fermarci sui principi, ma entrare nelle situazioni. E il Papa invita a entrare eh, nelle situazioni, e questo sarà un grondo, grande lavoro. Il discernimento, che è frutto dello spirito, che è, è frutto della preghiera dunque, è frutto del dialogo, della cercare, eh, come, come si dice, dell'ascolto. Un ascolto delle delle persone e delle persone che si trovano a fare i conti con la propria vita. Ecco, questa è l'impostazione pastorale che l'enciclica ha. Chi ha chiamato a farle proprie? Dicevo, il Papa vuole rivolgersi a tutti e quindi non, non ci sono degli specialisti che, ai quali è riservato il documento. Certamente eh, tutti coloro che sono impegnati nell'essere nel vicino alle famiglie si sentono particolarmente provocati da questa esortazione. Nella nostra diocesi abbiamo già eh, impostato un po' il lavoro, chiaramente non solo in cicli che non conoscevamo, Mh, conoscevamo i documenti. De Sinodali, le due relazioni, quella del Primo Sinodo e la Relatio Finalis, e sappiamo che certamente sono le fonti immediate dell'esortazione apostolica secondo il desiderio degli stessi padri sinodali. E comunque per preparare questo lavoro nel consiglio pastorale che è stato di recente formazione. Perché viene rinnovato ogni cinque anni, quindi è scaduto il quinquennio abbiamo rinnovato il Consiglio Pastorale. Sono stati introdotti vari membri che a titolo diverso sono impegnati nella pastorale familiare. Infine, la Commissione per la pastorale familiare della Diocesi proprio recentemente si è incontrata anche con me e si è detto che dobbiamo cercare iniziative proprie per venire incontro, per prenderci cura delle famiglie in difficoltà, delle coppie in difficoltà e alle, quali, alle quali mi pare abbiamo dato poca attenzione finora. Bene Don Paolo, questi appunto alcune, alcuni punti eh, che il Vescovo ha voluto ecco, in qualche modo eh, chiarire ma che saranno anche oggetto di ulteriore eh, cammino da parte della diocesi, un cammino eh, di apertura abbiamo ascoltato anche proprio nei confronti soprattutto di chi è più in difficoltà, di chi è più fragile. Sì, d'altra parte... <coughs> L'esperienza cristiana, quindi l'esperienza di incontro con il Signore, è veramente un'esperienza di poveri che vanno incontro a colui che si è fatto povero. Permettiam, permettimi questa espressione, ma ehm, dicevi prima alcune cose, mi veniva in mente il modo in cui il Papa si definisce. Eh, uno dei modi in cui il Papa si firma è PP che vuol dire povero dei poveri di Dio, eh? oppure SS, che non sono SS naziste, ma servo dei servi di Dio. Ed è bellissimo questo, eh? perché? perché da sempre la Chiesa ha riconosciuto questo compito in Pietro, ma Pietro è il segno di tutta la Chiesa, evidentemente, il compito è quello di essere povero tra i poveri, è quello che ha fatto Gesù, quello dell'incarnazione. Eh? Quindi è bellissimo. Questo documento, questa esortazione, questo lavoro che la Chiesa ha fatto in questi due anni sulla famiglia ci rimette in cammino, diciamo così, che ci dà come nuova benzina, che è lo Spirito Santo, eh? ci dà lo Spirito di Dio perché noi possiamo guardare con fiducia alla nostra vita e aiutare tutti a guardare la loro vita con fiducia anche quelli che magari pensavano ma io forse sono messo da parte perché ho sbagliato. Invece ecco, la crisi lo ricordava in questi giorni il Papa, eh, in uno dei suoi, delle sue, dei suoi incontri con i pellegrini a Roma, in una catechesi, la crisi è, non solo può diventare, ma è un momento importantissimo, qualunque crisi nella vita degli uomini. Perché? perché ci obbliga a rimettere al centro, a cercare ciò che è importante a, a, e a ritrovarlo per viverlo. È bello, eh, penso che forse possiamo finire. Certo, possiamo chiudere con questa, questa citazione. Sì, citazione con la quale apre la... L'esortazione il Papa, che non è nient'altro che un salmo, bellissimo. E, e questo penso metta pace a tutti noi, ci mette pace per questo cammino che eh, ci diceva il Vescovo, anche la nostra Chiesa, insieme alla Chiesa che nel mondo vuole continuare sulla famiglia. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie, della fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Ecco come è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme. Tutti i giorni della tua vita possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. In questo cammino di avvicinamento al 19 marzo, il giorno in cui si fa memoria di San Giuseppe, gli uffici per la pastorale familiare della Regione Ecclesiastica Ligure hanno pensato ad una iniziativa volta proprio ad approfondire un altro documento di Papa Francesco, il documento La Lettera Patris Corde. Ogni mercoledì giorno di San Giuseppe verrà inviato un piccolo messaggio contenente una riflessione tratta appunto dalla lettera Patris Cordes scritta dal Papa in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa Universale il messaggio è diffuso attraverso i social si può trovare anche sul sito della pastorale della famiglia www.diocesichiavari.it e vediamo il messaggio di questa settimana legato appunto alla figura di San Giuseppe San Giuseppe, apparentemente in secondo piano nel grande disegno di Dio, fondamentale nel preparare la strada alla venuta del Salvatore. Padre, che è stato sempre amato dal popolo cristiano, accogliendo Maria si pose al servizio dell'intero disegno salvifico. Paternità espressa facendo della sua vita un servizio al mistero dell'incarnazione. Aperto alla vita, arrivata per vie sconosciute, custodia di Maria e del bambino in una prospettiva non semplice da comprendere. Nella sua umiltà, dono totale di sé, dando sicurezza e stabilità alla famiglia fidatagli con il lavoro e la paternità, posta a servizio del Messia, nato nella sua casa è cerniera che unisce Antico e Nuovo Testamento. Si conclude così questa puntata di Spazio Famiglia. L'appuntamento è per la settimana prossima. Arrivederci.